Ciao, benvenuta in Supporter Magazine. Ti vuoi presentare? Ciao, io sono Samuela e sono la compagna dello chef Roberto Conti del ristorante Parmigianino a Parma. Facciamo quattro chiacchiere così, tu in cucina, io in salotto, tra amiche. Mi racconti un po' come te e Roberto vi siete conosciuti e quando? Allora, ufficialmente siamo insieme da quasi 6 anni, ci siamo conosciuti diciamo durante la nostra adolescenza, essendo che siamo tutte e due di Vigevano, quindi durante la nostra adolescenza frequentavamo gli stessi locali. Ci siamo incontrati circa appunto 6 anni fa, quando lui mi ha contattata, perché in quel momento io lavoravo in palestra. E durante l'estate, dato che gli erano saltate le vacanze, così voleva venire ad allenarsi nella palestra dove io lavoravo. E poi da lì, piano piano, è nato un po' il tutto. Ma fra i due, chi è che ha fatto il primo passo? Chi è che si è dichiarato e come? Assolutamente lui. Io ero molto scettica. Inizialmente ero molto, molto scettica. Infatti, quando è iniziata la nostra conoscenza, dopo una settimana circa io sono partita e sono andata a fare una vacanza da sola. Al rientro avevo un po' rallentato la nostra frequentazione, lui si era anche un po' offeso, però poi mi sono detto ma sì, vediamo come va, e piano piano è andata avanti. Ma che ha fatto la dichiarazione, proprio quella ufficiale, tipo vieni a vivere con me, facciamo qualcosa insieme, costruiamo insieme? No, no, è stata proprio una cosa molto naturale. Io venivo da un lungo periodo da sola, quindi mi spaventava un po' di mettermi in gioco in tutta questa cosa, vedendo una persona molto più avanti rispetto a quello che ero io. E quindi gli avevo detto, guarda, rallentiamo, però poi io ho detto, ma sì, senti, Samuela, perché di farti sempre tante menate? Se va, va, se non va, va. E quindi poi piano piano, per circostante, lui poi proprio... quando noi ci siamo fidanzati era ancora il suo chef di Taglienti, e poi dal novembre gli era stata fatta la proposta di diventare lo chef gli altri stardi, quindi poi da lì susseguirsi di eventi che ci hanno portato comunque poi a stare insieme. Senti, io conosco Roberto da molti anni nell'ambito lavorativo e l'ho sempre visto agitato, vulcanico, iperattivo, ma anche nella vita privata in famiglia è così? Magari ci racconti un aneddoto un po' particolare? Assolutamente sì, lo è anche a casa, diciamo che magari proprio nella sfera privata riesce un pochino di più a spaccare, magari quindi a riposare soprattutto il cervello che va sempre a mille, però anche tanti interessi che lo portano ogni tanto a dire ok, mi stacco da quello che è il ritmo quotidiano. A livello di aneddoti no, sinceramente non ne ho da raccontare, anche perché... lui è proprio una persona, secondo me, particolare in generale, nel senso, se devo prendere, pensare al significato di aneddoto, cioè lui è proprio particolare, io certe volte dico, bah, cioè, vivi, sembra che viva a volte su un piano parallelo, non so, e poi è bello perché è così. Io te lo suggerisco io un aneddoto che ho vissuto in diretta quando facevamo le prove di collegamento, ma la batteria. No, ma lui è proprio così, cioè lui è proprio così, nel senso lui ha questa passione per la batteria, tant'è che l'ultimo anno che abitavamo a Milano, vicino casa c'era una sala prove ed è capitato che lui andava lì, affittava la sala per suonare. Quindi cioè, è una passione che lui ha e diciamo che vorrebbe poi portare anche il nostro bimbo in questo mondo, e quindi gli è venuto... E lui è proprio così, è un po' matto. È estremo in tutto quello che fa. Come tutti i geni non sono normali, no? Perché io dico sempre che un genio deve essere fondamentalmente malato di mente, altrimenti viene fuori niente. Esatto. Lo è. Senti, ma a casa, a parte questo periodo qua di diciamo di calma, no? Chi è che cucina di solito? Sei tu o lui? Allora, quando c'è lui, assolutissimamente lui, ma ovunque, cioè non solo a casa,
io e lui è il bimbo, cioè se andiamo a casa di amici, in famiglia, cioè lui non riesce a stare fuori dalla cucina, lui deve vedere che cosa mangia e comunque dare consigli, è sempre, cioè deve stare sempre in cucina, quindi assolutamente lui. Poi vabbè, quando sono a casa da sola, ovviamente io, però appunto per le mie capacità culinarie non si fida molto, quindi lui sempre. Ma cosa fa? Critica quando mangia i tuoi piatti? Lui non ha mai criticato, cioè in generale lui non critica mai nessuno, nel senso anche quando andiamo magari fuori a cena, cioè lui cerca sempre di prendere il positivo di quello che c'è, massimo ti dà il consiglio per migliorare e renderlo più buono piuttosto che migliore in qualche stesso modo, però lui non ha mai, lui proprio non critica mai niente nessuno. Visto che prima abbiamo parlato di palestra, quando hai fatto la personal trainer di Roberto, quando ti faceva arrabbiare, ti vendicavi con qualche esercizio? Basta dargli un esercizio funzionale a corpo libero e diventa matto. Lui è più da sollevare pesi, se gli dico fa un esercizio funzionale a corpo libero, anche una semplice plancia, già impazzisce, perché deve mettere un po' troppe cose insieme. Magari anche proprio al sollevamento pesi così, anche un po' per sfogare la tensione. Esatto. Senti, questa è la mia curiosità personale. Sentendoti parlare e conoscendo la velocità di parlata di Roberto, come fate a comunicare? Forse per quello che ci siamo scelti, ci capiamo sempre comunque nonostante la velocità con cui parliamo. No, però comunque devo dire che parliamo molto veloci sicuramente, però quando riusciamo a trovare i momenti per comunicare, dialogare, riusciamo a trovare anche la nostra calma. La frase d'amore più bella che ti ha detto? Allora, non è uno che dice frasi d'amore, ma non lo sono neanche io, però ha fatto un gesto molto molto carino che potrei riconoscere un po' come la frase più bella d'amore. Si è tatuato un anno esatto dalla stella Michelin e dalla nascita del nostro bimbo, la stella Michelin, la data di nascita del bimbo, il giorno della stella Michelin e il mio nome e il nome del bimbo, quindi quello poteva essere già un gesto abbastanza importante. Ti dico che l'ultima volta che ci siamo visti me l'ha fatta vedere. Ah, ok. È sempre molto scherzoso, tipo le frasi più belle che mi dice sono: mi raccomando amore, quando qualcuno ti chiede, tu non sei l'amorosa di uno chef. No, c'è da vergognarsi, lascia perdere. No, no, perché no, lui si vergogna delle mie capacità culinarie, per quello. Ah, carino. Ma che simpatico. Ma c'ha ragione, quando... questa te la racconto. Quando ci siamo fidanzati, un giorno andiamo nei primi periodi andiamo all'Esselunga a fare la spesa e tipo io avevo problemi proprio a riconoscere il cetriolo dalla zucchina, cioè io vengo da un mondo e quindi ha ragione. Senti, riusciamo a chiamare velocemente lo chef per salutare tutti? Vogliamo salutare tutti e ricordare di venirti a trovare al più presto al tuo ristorante? Certo, allora vi mando un abbraccio, un saluto a tutti, soprattutto in questo momento molto difficile, state a casa e cucinate che fa sempre bene e venite quando volete a trovarmi a Parma al ristorante Parmigianino all'interno dell'Hotel della Ville. Grazie caro, grazie, grazie a te, un abbraccio grandissimo. Grande e buona batteria. Grazie, ciao. Thank you.